Haklısın. Comandante del Sankirtan, quanti libri? 11. Sono in armonima. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallava Girivara Dari Gopi Jana Vallava Girivara Dari Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Yamuna Tira Vannachari Yamuna Tira Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallava Girivara Dari Gopi Jana Vallava Girivara Dari Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda Nandana Yamuna Tira Vannachari Yamuna Tira Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gura Bhatta Vrindam Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Hare Radhe Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Radha Govinda Radha Jai Nitai Sachinandana Nitai Sachinandana Nitai Sachinandana Gaura Hari Nitai Sachinandana Sachinandana Nitai Sachinandana Gaura Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jai Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Jai Guru Dev. Shri Shri Nitai Satchinandana ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanandi. Il secondo.
Era sul terzo capitolo, va bene. Tanto. Terzo? No, due, Due. no? Dov'è il terzo? Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Om Vasudevaya. namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Avyaktadini Avyaktadini Bhutani Bhutani Vyakta Vyakta Madhyani Madhyani Bharata Bharata Avyakta Avyakta Nidanani Nidanani Eva Eva Tatra Tatra Ka Paridevana Paridevana Avyakta Avyaktadini Bhutani Avyaktadini Bhutani Avyaktadini Bhutani Avyaktadini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nida Nanieva Avyakta Nidananyeva Tatraka Paridevana Tatraka Paridevana Avyaktadini Bhutani Avyaktadini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nanieva Tatraka Paridevana Avyaktadini Bhutani Avyaktadini Bhutani Avyaktamadhyani Bharata Avyaktamadhyani Bharata Avyaktanidananyeva Tatraka Paridevana Provare. Prova, prova. Yattadini Bhutani Yattadini Bhutani Yattamadhyani Bharata Yattamadhyani Bharata Avyaktanidananyeva Tatraka Paridevana Avyaktadini non manifestati all'inizio. Non manifestati all'inizio. Bhutani, tutti gli esseri creati. Tutti gli esseri creati. Vyakta, Vyakta, manifestati. Manifestati. Madhyani, Madhyani, in mezzo. In mezzo. Bharata, Bharata, o discendente di Bharata. O discendente di Bharata. Avyakta, Avyakta, non manifestati. Non manifestati. Nidanani, Nidanani, tutti quelli che sono annientati. Tutti quelli che sono annientati. Eva, Eva, proprio così. Proprio così. Tatra, Tatra, dunque. dunque. Ka, Ka, quale? Quale? Paridevana, lamento. Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati, si manifestano nel loro stato transitorio
e una volta dissolti tornano ad essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? Traduzione ancora, prego ripetere. Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati. Si manifestano nel loro stato transitorio e una volta dissolti tornano ad essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? Spiegazione di Srila Prabhupada. Esistono due categorie di filosofi, quelli che credono all'esistenza dell'anima e quelli che la negano, ma negli uni e negli altri hanno motivo di lamentarsi. Gli uomini che seguono i principi della saggezza vedica chiamano atei coloro che negano l'esistenza dell'anima. Supponiamo per un istante di accettare la filosofia atea. Che ragione avremo di lamentarci? Prima della creazione, in assenza dell'anima, gli elementi materiali esistono già, anche se allo stato non manifestato. Da questo stato sottile si sviluppa in seguito lo stato manifestato, così come dall'etere viene l'aria, dall'aria il fuoco, dal fuoco l'acqua, dall'acqua la terra, che a sua volta dà origine a molti fenomeni. Prendiamo un insieme di elementi terrestri, per esempio un grattacielo, che viene demolito. Da manifestato che era, ritorna a non manifestato per decomporsi alla fine in atomi. La legge di conservazione dell'energia continua ad agire, l'unica differenza è che gli oggetti sono a volte manifestati e a volte no. Ma in un caso o nell'altro, perché lamentarci? Anche se tornati non manifestati, gli oggetti non sono perduti. All'inizio come alla fine tutto è non manifestato. La manifestazione appare solo nella fase intermedia e ciò anche dal punto di vista materiale non fa molta differenza. La conclusione di tutti gli scritti vedici e della Bhagavad Gita in particolare è che il corpo materiale si deteriora col tempo, antavanta imedeha, mentre l'anima rimane eterna, nitya shokta sari rina. Chi comprende questo deve ricordare che il corpo è come un vestito e non c'è ragione di lamentarsi per un cambiamento di vestito. Di fronte all'eternità dell'anima, l'esistenza del corpo passa come un sogno. In sogno possiamo credere di volare nel cielo o di essere seduti su un carro di un re, ma al risveglio dobbiamo abbandonare le nostre illusioni. La saggezza delle scritture vediche ci incoraggia alla realizzazione spirituale mostrandoci la natura fugace del corpo materiale. Che si creda o no all'esistenza dell'anima, non c'è ragione di lamentarsi per la perdita del corpo. Traduzione ancora. Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati, si manifestano nel loro stato transitorio e una volta dissolti tornano ad essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? Om Agyana Timiranda Sya Gyananjana Shalakayak Shakshuru Milita Minata Smai Shri Guru Venama Vandeham Siguru Sijutapada Kamalam Sigurum Vaishnavam Cha Sirupa Sagrajatam Sri Raghunatam Tansajivam Sri Advaita Savuttam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Sri Lalita Sri Vishakam Tam Cha. Benvenuti ai nuovi arrivati. Anche lei è il primo giorno che viene, no? Sì? Ok. E siamo molto fortunati di poter ascoltare la Bhagavad Gita, che in tradotto significa il canto del Beato, Bhagavan, perché è una conoscenza che viene emanata direttamente dalle labbra di Krishna, che è Dio, la persona suprema, e noi siamo sue parti, e da sempre, da che esiste questo mondo, che c'è questo grande interrogativo sul fatto se esiste
qualcosa, se esisteva, noi veniamo da qualche altra parte dell'universo, di qualche altro mondo, se siamo caduti, se esiste Dio. Queste domande su Dio sono sempre esistite. Qui abbiamo la fortuna di avere Krishna che espone la verità su ciò che riguarda l'anima, su ciò che riguarda la creazione materiale, tutti questi interrogativi dell'uomo, e lui è colui che non è invischiato nella materia. Questa è la differenza tra in questo stato dove noi ci troviamo, tra noi e Dio. In effetti c'è un legame eterno tra l'anima individuale, cioè noi, e Dio, in quanto la sostanza è unica. È proprio, noi siamo parti e particelle. Significa parte e particelle, significa che siamo della stessa sostanza, siamo parte, però particella al tempo stesso. Significa che possediamo le stesse qualità di Dio, ma in uno stato minuto. Dio possiede l'eternità e la supremazia, l'indipendenza, la bellezza, tutte queste grandi qualità, e noi le possediamo, ma in uno stato molto ridotto, infinitesimale. Allora questa costante amore e odio, questa ricerca verso Dio, perché se no uno, se non le cercasse queste cose, cioè se non ce l'avesse dentro già questa ricerca, neanche si porrebbe il problema di cercare Dio. Infatti gli atei, i cosiddetti atei, credono anche loro in Dio, perché in un certo senso la loro vita è tutta basata sullo sconfiggere l'idea che Dio esiste. Cioè, se uno fosse convinto che veramente Dio non esiste, allora non ci sarebbe neanche bisogno di spiegare la teoria del buco nero, del Big Bang e tutte queste cose qui. Hare Krishna. E perciò questa costante ricerca viene proprio dal fatto che noi siamo indivisibili da Lui. C'è un legame, che è una relazione che non si può spezzare, è eterna. Qui nel secondo capitolo di questo libro della Bhagavad Gita Krishna sta dando delle spiegazioni al suo amico che si trova in grossi problemi dovuto a una grande debolezza di animo, perché pensava che compiere una guerra avrebbe portato solo grandi disgrazie, perché lui era un guerriero, però al tempo stesso era molto mite dentro come cuore. E specialmente si trova di fronte degli amici, dei parenti, eccetera. E allora questo guerriero a un certo punto si confonde, e questo secondo capitolo della Bhagavad Gita, che è l'inizio della Bhagavad Gita, in questo secondo capitolo Krishna spiega ad Arjuna che lui non è il corpo, lui è stato sempre un individuo spirituale all'interno del corpo, e spiega proprio esattamente come funziona. Come questo corpo è come un vestito che uno cambia al momento della morte, come uno cambia il vestito quando è logoro, e spiega tutte queste diverse spiegazioni, tutte queste diverse angolature, in una maniera incredibile. In effetti non riusciamo a trovare una spiegazione così dettagliata in nessun altro libro, anche se sono riconosciuti come sacri o come sacre scritture. La peculiarità della Bhagavad Gita risiede nel fatto che contiene tutta la conoscenza delle altre scritture, proprio perché è la conoscenza completa che emana da Krishna. Krishna è colui che ha creato, è colui che ha il sapere della materia e dello spirito, perciò può spiegare meglio di tutti. E a questo punto lui spiega ad Arjuna, questo suo amico confuso, come è inutile che lui si lamenta per qualcosa che poi alla fine si deve cambiare. Infatti il verso di oggi è appunto
su questo argomento, sul fatto che esistono degli elementi materiali che compongono questo corpo, che sono terra, acqua, fuoco, etere, e uno scaturisce dall'altro. Per esempio, dalla terra viene il legno, dal legno poi dall'acqua, anzi, qui partono praticamente il processo è dagli elementi più sottili, come dall'etere, poi c'è l'aria, poi c'è la terra, poi c'è il fuoco, eccetera, eccetera. Così c'è uno svilupparsi progressivo degli elementi. E questi elementi sono degli agglomerati, come per esempio se uno va in uno, quelli che vendono tutti i materiali edili, no? Noi troviamo lì le tegole, la sabbia, il cemento, poi troviamo il ferro, poi troviamo la calce, no? E quindi sono gli agglomerati che uno, poi mettendoli insieme, si mettono insieme e si costruisce un grattacielo. Però questi elementi alla fine non sono altro che terra, acqua, fuoco, eccetera. Ci sono dei corpi materiali che sono in prevalenza acqua. Prendiamo i corpi dei pesci, non so che percentuale, però la maggior parte della percentuale della componente degli elementi materiali del corpo del pesce è acqua. E siccome Krishna spiega, non so se prima o dopo di questi versi, spiega che l'anima non può essere né tagliata né può affogare né può essere bruciata. Significa che l'anima può risiedere anche nel fuoco, perché l'anima non può essere bruciata. Allora ci sono dei corpi specifici a prevalenza, che hanno la prevalenza dell'elemento del fuoco, che possono risiedere sul sole. Infatti l'anima è chiamata Sarvagata. Sarvagata significa che può essere in qualsiasi... Dappertutto c'è gli esseri viventi. Hanno fatto recentemente un'immersione con queste sfere che vanno a profondità incredibili, con le telecamere. Hanno visto che nei fondali più bassi, dove sono potuti arrivare, c'erano questi vulcani con temperature altissime, sprigionavano questa specie di magma, questa acqua, ma a livelli di fuoco. E in questa lava che usciva era pieno di insetti, era pieno di esseri viventi, a temperature altissime. Perciò questi corpi sono diversi elementi messi insieme. E il nostro corpo, per esempio, ha più terra rispetto all'acqua. Gli uccelli hanno più aria, sono leggerissimi, vediamo le ossature degli uccelli, sono leggerissime, sono le piume, no? Hanno meno la componente della terra. E la filosofia perciò atea, che dice che appunto tutto viene da questi elementi, non dovrebbe preoccupare gli atei, perché appunto come una cosa si fa, poi poi dissolve. Tanti sono convinti che il figlio poi attraverso gli elementi rinasce nel padre rinasce col figlio e così via, no? Infatti è una teoria abbastanza diffusa quella che nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Perciò non dovrebbe essere un grande problema che muore qualcuno, perché tanto è tutto un agglomerato di elementi che cambia in continuazione. Allora perché Arjuna, e allora perché le persone, anche gli atei, sono così disperati dal fatto che bisogna lasciarla? Perché c'è così tanto attaccamento a mantenere in vita questo corpo? Vediamo persone anziane che lottano per mantenere in vita questo corpo, che sono pure... cioè nessuno vuole lasciare questo corpo.
Allora, se uno fa l'altra invece analisi, quella di che noi risiediamo, siamo di un'altra natura, siamo l'elemento che sta all'interno di questi altri elementi, non c'ha niente a che fare con gli elementi materiali. Infatti Krishna spiega che ci sono elementi grossolani, come quelli che abbiamo detto adesso, e ci sono elementi più sottili, che sono mente, intelligenza e falso ego. La mente non si vede, come non vediamo il vento, però ne percepiamo la sua presenza dalle foglie che si muovono, che si sente il rumore, il soffiare del vento, però non lo vediamo. Così la mente non si vede, però c'è una mente che è attiva, si vede perché pensa, perché percepisce, ha dei disturbi. Se qualcosa gli dà fastidio, ha degli apprezzamenti se la cosa gli piace. Se guardiamo un neonato, vediamo subito gli effetti della mente più o un animale, perché vediamo che come c'è qualcosa che loro apprezzano subito, sono felici, come c'è qualcosa che lo disturba, piange. Poi c'è l'intelligenza invece ha una funzione di volere, della volontà, la forza della volontà, la determinazione, la discriminazione tra una cosa che può dare piacere e una cosa che può dare dolore. Anche gli animali hanno intelligenza, anzi, molti animali sono molto intelligenti, soltanto che perciò non è vero che gli animali non siano intelligenti, e neanche quello è sufficiente, perché tante persone pensano che l'animale non abbia l'anima, no? Però anche se uno si dovesse basare solo sull'intelligenza che hanno gli animali, già uno potrebbe capire che sono molto simili a noi. E l'altro elemento sottile si chiama ego. L'ego in effetti non è un elemento che si crea o si distrugge, è un elemento che è sempre esistito, cioè l'io è sempre esistito. Infatti Krishna dice: io, tu e tutti questi re e combattenti qui presenti siamo sempre esistiti e esisteremo sempre nel futuro. La differenza è che io non lo dimentico, mentre tu l'hai dimenticato, perché nella reincarnazione succede questo, che una persona si identifica con quel corpo, quando ne riveste un altro si dimentica del corpo precedente, e perciò un continuo vestirsi, spogliarsi, avere poi diverse attività, perché in base al corpo che si riveste, in base alla mentalità che si sviluppa, perché è spiegato nella Bhagavad Gita che al momento della morte sono i pensieri che stabiliscono il corpo che prenderemo, e lo stato mentale e psicologico che noi abbiamo al momento della morte che poi ci fa prendere un altro corpo. Una persona che è raffinata non andrà mai, facciamo un esempio sociale, a livello sociale, a stare in mezzo ai giocatori dentro una bisca dei fumatori, no? Perché le sue abitudini, il suo modo di essere è diverso. Così se una persona ha una mentalità grossolana e animalesca, è pronta a rivestire un corpo animalesco. Infatti a livello di embrione, quando uno entra nell'embrione e riceve tutti i diversi strumenti, diversi organi dalla madre, dalla natura, però vengono modellati intorno alla sua forma mentale. E questo ego, ogni volta che viene fuori, si ritrova strumenti diversi, si ritrova un'intelligenza che è sempre alla stessa funzione, discriminare, la mente che ha sempre la stessa funzione di elaborare i terminali che sono i sensi. L'unico problema è che l'ego
lo inganna perché è come uno sdoppiamento di personalità, cioè è come se uno si dimenticasse chi è, come se uno va fuori dalla famiglia per tanto tempo, magari fa parte di un'altra nazione, non si sente più neanche parte del posto nel quale abitava, non si sente parte, non riconosce più il padre, né la madre, nessuno. E allora, sia nel caso che gli atei dicano appunto che siamo soltanto elementi fisici, elementi materiali, sia nel caso che uno invece pensa di essere l'anima, che è rivestita da tutti questi altri elementi, non c'è motivo di lamentarsi. Allora, questa filosofia esposta da Krishna è un po' un modo per stimolare Arjuna, perché Arjuna era molto esperto. Le persone che non vogliono fare quello che devono fare e che vogliono eliminare la scienza che esiste Dio, sono molto esperte. Sono esperte e molto anche subdole a volte, perché riescono a tirare fuori filosofie molto che sembrano molto reali. Questi Mayavadi, per esempio, c'è cioè una categoria di persone che pensa che tutto è materia. Infatti si chiama Maya, questa Maya sia nient'altro che illusione. E sono molto esperti a dimostrare, a differenza degli atei, i Mayavadi sono spiritualisti perché credono all'esistenza dello spirito, però dicono che questa materia che copre lo spirito, una volta che lo spirito si libera, questo spirito si ricongiunge con il tutto. Allora, il punto di base è questo qui, di come mettere in pratica questa filosofia, perché noi abbiamo detto all'inizio abbiamo questa fortuna di avere, anche per teoria, se una persona arriva qui per la prima volta o si avvicina alla Bhagavad Gita per la prima volta, potrebbe anche dire, va bene, questo è quello che dite voi, che Krishna è Dio, questo è quello che dite voi, che questa è la filosofia, è la scienza più elevata, suprema. Però mettiamo come teoreticamente che veramente questa scienza, questa filosofia sia vera. Come facciamo a farla nostra? Cioè, in poche parole, come facciamo a capirla? Krishna è molto gentile perché non vuole complicare la vita a Arjuna. Arjuna già ce l'ha complicata per conto suo. Arjuna, questo suo amico, già è confuso per conto suo perché deve combattere sul campo di battaglia, deve affrontare un sacco di difficoltà. Non è che Krishna sta lì a confonderlo peggio con tutte queste filosofie, l'anima, eccetera. Vuole fargli capire ad Arjuna chi è. Così noi, allo stesso tempo, qual è il problema nostro? Il problema nostro è che non riusciamo a fare gli interessi nostri, perché c'è una forza che ci fa credere, e questo si chiama falso ego, che il nostro guadagno, il nostro interesse risiede nel fare tutto per noi. Ecco perché si chiama egoismo. Questa forza è quella che ci impone proprio di mettere noi stessi al centro. E siamo convinti che più mettiamo noi stessi al centro e più siamo felici, e più facciamo questo ragionamento e più diventiamo frustrati. Allora, è questo il problema. Il problema è di come riuscire ad uscire fuori da questa mentalità
da questa prigionia, perché non si esce. Siamo abituati da vita dopo vita a questo ragionamento, che è un ragionamento di guadagno, un ragionamento di dare noi stessi, e perciò quando sentiamo qualcuno che ci dice di dare a qualcun altro, possiamo arrivare al fare del bene per poi compiacerci, possiamo arrivare anche a fare delle opere buone, a dare. L'abbiamo capita a grandi linee questa filosofia, che nel dare si ha piacere, ce l'hanno insegnato da quando eravamo piccoli in chiesa, no? E ce lo spiegano i missionari, ce lo spiegano nelle religioni. Però quando si tratta di dare tutti noi stessi, di praticamente di ricongiungerci con Dio in una forma di devozione pura, lì vengono delle perplessità e anche delle resistenze, perché uno non sa veramente che cosa gli torna indietro, non sa veramente, non ci crede veramente che la cosa funzioni così, perché sono troppe vite che siamo abituati a fare il calcolo personale, a fare un calcolo interessato. Anche quando facciamo del bene, sotto sotto, sottilmente, c'è sempre un calcolo pure lì. Anche quando si fa del bene, anche quando si pensa a Dio, anche quando si prega a Dio, sotto sotto preghi per qualcosa di interessato, preghi per qualcosa di ritorno. Perciò anche qui, in questo caso qui, vediamo che questa persona che sta lì nei problemi, no? Fa il religioso, parla, no? Però Krishna, che è una persona che è al di sopra, la Svetosvara Upanishad spiega che ci sono due uccelli che stanno sullo stesso albero, e l'albero e il corpo è un esempio che fa. I due uccelli sono l'anima, cioè noi individuale, e Dio, che è l'anima suprema che accompagna l'essere di albero in albero quando volano da un corpo all'altro. Uno becca il frutto dell'albero e l'altro guarda il suo amico. E questo è un rapporto d'amicizia che c'è. Perciò noi siamo abituati da corpo in corpo a prendere i frutti delle nostre azioni. Ecco perché poi alla fine l'ego diventa così falso che sembra vero. Questo è il problema, che uno prende l'ego falso per quello vero, e se qualcuno ti viene a dire qualcosa di diverso non ti fidi, perché pensi che quello ti sta imbrogliando. C'è anche da stare attenti, perché tanta gente la maggior parte o tutti quelli che vivono in un corpo in questo mondo, che si sono incarnati, l'anima incarnata ha tra i tanti difetti quello di imbrogliare gli altri. Perciò è come uno che pensa di essere dentro un manicomio, uno sta con la mano così, pensa di essere Napoleone, poi vede quello lì, quell'altro dice io sono Dio, ognuno è convinto, no? E ognuno ti dà la sua versione dei fatti, e ognuno è convinto. Allora il nostro intento è quello di ritornare a capire quello che dobbiamo fare, per capire quello che dobbiamo fare dobbiamo riceverlo da qualcuno che è sopra le parti, che è questo uccello che non è interessato ai frutti dell'azione. Krishna non ha bisogno del piacere delle cose materiali, perché prima di tutto l'ha creato lui, e lui dice è una mia energia inferiore, Binna Prakriti Astada. Astada significa otto, che sono gli otto elementi, e Binna è una mia energia separata, è come le unghie delle dita, no? Sono energia del corpo, però se ci fate caso sono morte, vengono dal corpo, ma se li tagliamo non sentiamo dolore. I capelli
vengono dal nostro corpo, ma se li togliamo non sentiamo dolore. È una nostra energia, ma è un'energia inferiore. Così Krishna ha diverse energie. Ha delle energie coscienti, che sono quelle spirituali, e ha delle energie incoscienti, che sono quelle materiali. Questi otto elementi materiali che abbiamo detto prima sono privi di coscienza, perciò sono considerate inferiori da Krishna. Il problema dell'anima incarnata, cioè di quelli che sono qui in questo mondo, è che usano i sensi, matras prashastu konteya, dice Krishna. Il problema è dall'incontro dei sensi con questa materia inerte. È proprio questo sfregare, no? la materia inerte con i sensi, perché i sensi sono in origine coscienti, sono delle cose vive, però messe a contatto con qualcosa di temporaneo, perché questa energia materiale non è falsa, non è che noi diciamo che questo mondo materiale sia falso, è soltanto temporaneo, è come una nuvola, spiegato, questo universo materiale è come una grande nuvola, quando ci sono questi monsoni, vediamo che c'è una grande vegetazione che comincia a uscire fuori, no? Dopo le piogge. Finite le piogge, si secca tutto e si ritrae, tutto si ritrae, tutto rientra nella terra. Poi quando c'è di nuovo le piogge, riviene fuori tutto quanto. Perciò l'energia materiale è reale, però appare e scompare, questi elementi vengono manifestati e non manifestati. Come si fa a essere felici quando una cosa finisce? Questo è il punto, che i nostri sensi vivi vorrebbero una felicità che poi viene chiamata piacere. Allora, la differenza tra felicità e piacere è questa. La felicità è qualcosa che viene da dentro, che aumenta. Il piacere è qualcosa che viene da questo sfregamento con degli sensi, con gli oggetti dei sensi, crea piacere, ma è temporaneo. Se non capiamo bene questo principio, andremo sempre alla ricerca del piacere, come fa la stragrande maggioranza della gente, e poi rimanere un po' frustrata. Se ci pensate bene, i ricchi rispetto ai poveri sono molto di meno, però la maggioranza dei poveri cercano di diventare ricchi, perché non lo sono. È più tutto il processo di arrivare al piacere che porta via tempo, che proprio esserci nel piacere, perché una volta che ci sei ti rendi conto che tutto qui, tutta questa lotta che ho fatto, tutto qui, tutti noi abbiamo sperimentato questa cosa, quante volte abbiamo avuto qualcosa, è stato più il desiderio di averla che veramente il premio che abbiamo ottenuto nell'ottenerla. Perciò bisogna avere la fortuna di incontrare qualcuno che non è interessato più a questo tipo di piacere, ma che gusta, che prova una felicità che è al di là dei sensi. Soltanto questa persona è capace di tirarci fuori anche a noi. Questa è l'unica cosa. L'esempio che si fa è quello classico di quello che sta affogando, no? O quello che sta dentro un pozzo. Se non trovi qualcuno che sta fuori o qualcuno che sta sulla barca, non ti può aiutare, come un cieco che aiuta un altro cieco a camminare, a attraversare la strada. E perciò l'intelligenza che abbiamo, le persone intelligenti,
si fanno questo tipo di domande e in quest'era particolare qui nel Kali Yuga è spiegato che la persona intelligente Sumedha Shah adorerà Dio nella sua forma di Chaitanya Mahaprabhu e nella sua forma che è l'avatara che è venuto per dare un metodo molto semplice, un metodo che addirittura le persone che non capiscono niente di religione, le persone che non conoscono la filosofia, le persone che non sono educate, possono risvegliare questa, provare qualcosa che va al di là dei sensi, che possono provare qualcosa che per la prima volta non è solo il piacere, ma è qualcosa che viene da dentro. C'è una storia bella a proposito del signore Chaitanya, che è Krishna, che lui viveva a Jagannath Puri sul mare, nella zona orientale dell'India, e una volta in uno stato di estasi cadde nel mare, cadde nell'oceano, tutti i devoti cercavano di ritrovarlo, non lo ritrovavano, alla fine fu ripescato da un pescatore che stava lì sulla barca di notte, che il classico pescatore indiano che va a pescare, perciò neanche era un bramino vegetariano, era proprio un pescatore che andava a prendere i pesci. E quando vide questo pescione enorme, no, così lungo, poi il signore Chaitanya quando aveva questi stati di estasi gli si allentavano un po' tutte le giunture, era una storia bellissima, io vi consiglio di cominciare dalla Bhagavad Gita e poi sappiate che dopo c'è una cosa bellissima alla fine, cioè Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna, al contrario di questa occasione qui, dove Krishna spiega ad Arjuna sul campo di battaglia, da tutta questa filosofia, è lo stesso Krishna che viene in una maniera meravigliosa. Lo dovete leggere quando capita. Quando questo pescatore toccò questo corpo, perché pensava che era un pesce, poi si rese conto che era un essere umano, però che era rimasto nell'acqua parecchio tempo, era diventato quasi lesso, no? Come quando c'è la carne. Come lo toccò, cominciò a piangere. I peli gli si rizzarono sul corpo, cominciò a balbettare, cominciò a sentire tutte cose che non aveva mai sperimentato prima, perché il pescatore aveva sperimentato come faccio questo pesce, me lo faccio così, poi c'ho mia moglie, poi c'ho i bambini, i piaceri della vita. Ma quel tipo di felicità non l'aveva mai sentita. Per lui era completamente estranea. Infatti comincia a pensare tra sé e sé, sono diventato matto. Che sono questi sintomi? Perché uno non c'era mai stato abituato. E così il signore Chaitanya, questa incarnazione di Dio in quest'era, riesce a darci questa goccia di felicità, anche se non siamo filosofi, anche se siamo ignoranti. L'unica cosa appunto che è richiesta è l'intelligenza, e con l'intelligenza applicare con fede quello che l'intelligenza ci dice. E intelligenza significa farsi i due calcoli, guardiamo poi i processi che ci vengono proposti, processi piuttosto lunghi, piuttosto austeri, piuttosto complicati. Allora, se siamo intelligenti, sceglieremo non il metodo più facile, ma il metodo più facile nel senso che ci fa comodo. Sceglieremo il metodo più sublime. Il fatto di scegliere un metodo che ci fa comodo risiede nel ritornare nello stesso inganno, trovare qualcuno che ci dice sei tu al centro, tu sei Dio. Quello è il massimo della spiritualità che si può avere da un guru, il massimo della conoscenza che possiamo avere, o qualcuno che ci tocca
con un dito in testa e ci dà l'illuminazione, ci dà qualche cosa che ci materializza qualcosa. Però alla fine qual è? È che tu sei Dio, tu non hai bisogno di la tua via, già la trovi dentro di te. Queste sono le cose che vogliamo sentirci dire. Quella non è intelligenza, quella è purtroppo lo stesso inganno che, sì, che continua. La stessa cosa che facevamo per trovare una casa, per trovare una macchina, per trovare una ragazza, un ragazzo, eccetera, eccetera, a un prezzo buono, conveniente, che ci conviene, la mettiamo nello spirito. Allora, quella è fare un calcolo di interessato personale, ma non si tratta di questo. Qui si tratta di capire che finché metteremo noi stessi al centro, in questo modo, attraverso gli elementi materiali, attraverso il piacere dei sensi con la materia, che contattano la materia, saremo ingannati. Uno arriva a quel punto lì, a quella conclusione, allora da quel punto uno deve cercare il metodo più sublime. E questo è il metodo che ha portato Dio, Krishna, nella forma di Chaitanya, di danzare, cantare, liberarsi da questo fardello dell'identificazione col corpo e farlo con gli altri, con altri come noi, insieme con altri che stanno come noi. E in questo modo ritrovare, perché cantare? Tante volte sembra una cosa sentimentale, no? Canti, canta che ti passa, sì, o se no di solito chi canta o perché ha bevuto, o perché si è drogato, o perché il ritmo, no? L'estasi, no? Il canto e la danza non è altro che la ritrovata unione della propria relazione con Dio. Quello che dà piacere, che dà la felicità, è questa ritrovare questa dimenticata relazione, questa dimenticata funzione di noi stessi, perché noi siamo fatti per interagire con Dio, noi siamo fatti l'uno per l'altro, come si dice. Perciò è impossibile avere altre convenienze, non ce ne sono. Perché siamo proprio fatti della stessa sostanza. Un esempio che mi è venuto l'altra volta, perché questi argomenti non è facile capirli se uno non sta su una piattaforma anche di astensione, se vogliamo, no? Da certi piaceri, perché se uno è abituato a sempre a toccare, a cosare, cioè alla fine è difficile provare qualche forma di felicità diversa, a meno che non ci sia proprio una misericordia speciale, no? Come in questo caso. Però mi veniva in mente, tante volte ci sono quegli animali che si mettono a vedere alla televisione, avete visto mai o il gatto o il cane che guarda in televisione, che ci sono gli altri cani, o guardano i programmi, no? E quello lì guarda la televisione, però non è che capisce il programma, quello che dicono, però lo guarda anche lui. Così anche noi possiamo sentire la Bhagavad Gita, possiamo guardare Krishna, però siamo un po' come gli animali che guardano ma non capiscono, perché siamo su una piattaforma diversa. Una persona che invece sale, comincia a capire quello che dicono, capisce quello lì, perché è nel programma, vede le persone, no? Se non ci si eleva a un livello superiore e rimaniamo a livello animalesco, non possiamo capire questa trasmissione. Perciò questa filosofia, questo grande sapere per le persone che fanno questa scelta intelligente, che comporta un minimo di sacrificio. Ma questo sacrificio è come il sacrificio di quello che è stato ingessato per sei mesi,
che gli levano il gesso, è un sacrificio, ma quello c'ha il potenziale per camminare. Lui lo sa che dopo un po' con la riabilitazione poi ricomincia a camminare. Se no, se lui sapesse che deve soffrire così tanto, dice: guarda, rimettetemi il gesso prima che sto a letto. No, il bambino pure fa tutta la fatica, no? Per alzare, poi ricade, poi quello lo rialza, dai, dai, vieni, vieni, quello dopo quante volte cade un neonato. Però il potenziale ce l'ha di stare in piedi, di camminare. Questo sacrificio significa disabituarsi da questa forma perniciosa matras parshastu konteya, di questo piacere che viene dallo strofinamento dei sensi con i loro oggetti e dall'abitudine del nostro ego che ci porta a pensare che pensa prima a te, pensa solo a te, pensa a te, pensa a te. E perciò questa è una cosa che va avanti da migliaia, da milioni di vite. Ritornare a una cosa diversa crea un sacrificio e crea un po' di sofferenza. Però la potenzialità sta lì. Una volta che uno fa la fisioterapia, ricomincia a camminare. In effetti, lo stato malato di una persona si vede dai sintomi, quando c'è la febbre, quando c'è la febbre c'è la mancanza di appetito, ma quella è la condizione alterata di una persona. Normalmente uno non è che c'ha la febbre, adesso c'è la cinese, poi c'è l'australiana, ma dura poco, no? Normalmente durante l'arco del mese o dell'anno uno sta bene. Ci sono pure quelli che dicono: quest'anno non mi sono preso l'influenza. Cioè vuol dire che è qualcosa che va e viene, no? Così la condizione nella quale uno si trova febbricitante o malata ha dei sintomi. Tada rajas tamo bhava. Rajas, che significa la passione, il sintomo qual è? È questo fuoco ardente del volere le cose a tutti i costi. E questo crea grande sofferenza, crea grande... grande sofferenza, perché uno desidera quello che non ha, eccetera. Kama, anche il desiderio, e l'ignoranza genera un sonno, un'illusione, un vivere in ignoranza, nel dormire, sognare tanto, uno sta sempre lì. Se vediamo quanti ci sono gli animali che dormono ore, ore, ore. Ed è bello dormire. Perché? Perché uno si dimentica tutto il resto, ma è sotto l'influenza dell'ignoranza. Intossicarsi. Perciò questi sono i sintomi di una persona che è malata. Il problema è che con quella prospettiva che dicevamo prima, con l'abitudine sotto l'influenza dell'ego, quello che è giorno per uno spiritualista è notte per un materialista. Quello che invece è notte, quando è notte per uno spiritualista, è giorno per un materialista, proprio completamente all'opposto. E in più la gente vede: tu mangi, io mangio, tu respiri, io respiro, tu cammini, qual è la differenza tra me e te? Tu mi dici che questo cibo è sacro, però lo mangi come lo mangio io. Tu mi dici che questa tua vita è diversa dalla mia, ma io non lo vedo. Perciò questo è il tipo di persone. Quelle non sono persone intelligenti, persone che fanno soltanto delle sfide basandosi su una esistenza animalesca. Neanche vale la pena, insomma, metterci troppo a competere. Poi ci sono persone un po' più elevate, che sono un po' più filosofe, e si accorgono. No? Qual è il sintomo di una persona che non è malata? La persona che non è malata, na canciati, na associati, non desidera più niente, non si lamenta per quello che non ha e non si lamenta per quello che ha perso. Questa è la differenza. Quando arriva questo test, allora cominci a vedere qual è la differenza. Perché se no, spiritualista, materialista, sembrano tutti e due uguali. Quando arriva il momento che tu gli
gli togli qualcosa. Tu vedi la differenza tra il materialista e lo spiritualista. Lo spiritualista rimane uguale, il materialista rimane angosciante, angosciato, malinconico, gli manca questo, gli manca quell'altro, ho perso la ragazza, ho perso il marito, ho perso quest'altro. Non è che lo spiritualista sia... ci sono diversi livelli, però c'è una sensibilità per la sofferenza altrui, ma non è che siamo sensibili. È come quello che sta per affogare, vai lì e gli dai l'asciugamano. Non è che siamo sensibili alla sofferenza, o vai in India e gli dai da mangiare, è una cosa bellissima, però poi rimarranno sempre gli affamati, in Africa, rimarranno sempre. Bisogna farle queste azioni buone, lo dice anche Krishna nella Bhagavad Gita, se non ce la fai a fare direttamente un discorso spirituale, almeno compi buone azioni, perché quello ti costruisce almeno una mentalità pia, una mentalità buona. Però non è quello che, per il quale uno prova compassione. Una persona prova compassione per il dolore della gente che rimane lì, vita dopo vita, incastrata in ignoranza della sua propria natura, e quando arriva il momento della morte deve ricominciare tutto da capo. Io spero che qualcosa sia capito. Qui abbiamo un ospite nuova che arriva per la prima volta, e è una cosa che funziona perché non c'è dubbio. Diciamo che non solo non c'è dubbio, io non voglio essere così presuntuoso di dire non c'è dubbio, no? Perché chissà quanti dubbi ho ancora io, no? Però il fatto che uno rimane qui ancora dopo tanti anni è perché magari forse vale la pena lottare. È una grande battaglia. Questa qui, quando uno comincia a fare questo tipo di discorsi, questo tipo di vita spirituale, significa dichiarare guerra a Maya. Maya è questa energia illusoria che non è che è cattiva, è che è tanta. Non è che Satana è cattivo, ma è che è tanta. E noi siamo piccoli. Tanta materia, tanta acqua, tanta neve, poi tutti belli formati, con gli alberi, le foreste, le nuvole, il sole, boom, l'alba. È incredibile. E noi siamo piccoli, siamo lì dentro e poi tutto sembra che agisce così, in una maniera meravigliosa, così automatica, il fiore che nasce, quello poi... E poi adesso ti predicono tutto, pure quando piove, quando esce il sole, tutto, no? È tutto automatico, no? Perciò non è che sia una cosa, diciamo, un problema che noi siamo... sono un attimo perso il filo. Il problema non è... è che siamo piccoli, giusto, stavamo dicendo questo qui, che abbiamo dichiarato guerra a Maya. Quando dichiari guerra a Maya, Maya ha queste due funzioni. Una è quella lì di coprirti e l'altra è quella di riacchiapparti. Lei ti copre bene, perciò tante persone quando sono tutte coperte così, dice, ma chi ve lo fa fare a stare un'ora e mezza seduti o a cantare, a pregare, ma che bisogno c'è? Perché sono così coperti che stanno bene così. E allora Maya li lascia proprio pascolare, no? Pascolate nella mia prateria, no? Sono tutti quanti nel Matrix. Quando qualcuno comincia a voler uscire fuori da questa storia, Maya tira fuori le grinfie per riprenderlo. Allora che fa? Aumenta il potenziale, tipo l'elettroshock, no? Che fa? Aumenta il profumo, aumenta tutte le cose dei sensi, te l'aumenta ancora di più.
aumenta tutto, il grado di piacere, il grado di intensità, ti manda pure gli amici, quelli più convinti, ti manda pure quella, la trasmissione, quella che del buco nero, che ne so. Questa è la funzione di Maya. Perciò uno ha dichiarato guerra, uno che vuol fare questo tipo di discorso, dichiari guerra. Però dalla nostra parte chi c'è? C'è colui che controlla Maya. Se Krishna vuole, può alzare questo velo dell'illusione, come un palcoscenico, no? Vedi tutto quanto, la commedia, sembra tutto vero, poi tiri su e vedi tutti quelli che fanno gli inchini, stavamo scherzando, era una farsa, no? Krishna c'ha questa potenza, Iran Mayena Patra si chiama, questo velo dell'illusione o dello sfolgorio, che uno non riesce a vedere Dio. Piano piano che tira su, noi cominciamo a vedere che lui esiste, lo vediamo nelle nostre vite che sono irrorate da questa felicità diversa. Perciò non voglio dire che uno arriva subito a non avere dubbi, però la forza di combattere già di per se stessa significa avere un buon alleato, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Questo guerriero che stava sull'arco, finché stava con Krishna, ha potuto abbattere i più grandi guerrieri, ma perché c'era Krishna vicino a lui. Perciò il fatto è che senza dubbio vale la pena perché Krishna dice con le sue parole: tu sei il mio caro amico, sei più caro amico. Perciò già questa cosa qui, io mi ricordo quando ho preso la Bhagavad Gita la prima volta che l'ho letta, quando ho letto questa parte qui che diceva: te lo prometto perché tu sei il mio caro, mi sei molto caro. E questa cosa qui mi ha toccato tantissimo. Perché Krishna dice: non ti preoccupare, man manabhavabhato madhyaji man namaskuru, pensa sempre a me. Allora uno dice: aspetta, ma io devo pensare pure a me, ma come faccio a pensare sempre a lui? Pensa sempre a me, fai i tuoi omaggi, diventa mio devoto. Tutto quello che dicevamo prima, non siamo abituati a fare. Tu ritornerai a me, te lo prometto, perché tu sei un amico infinitamente caro. Perciò quando noi capiamo che abbiamo questa cosa di amicizia, c'è qualcuno che ci vuole veramente bene, al di là del più anche del padre, della madre, della moglie, del marito, no? E allora questa è la convinzione che ci dà forza, che esiste qualcuno che ci ama di più di qualsiasi altra persona. Allora con questa convinzione c'è. Andiamo avanti, ci abbandoniamo, abbiamo fiducia, quella che poi è la fede. Allora su questa base qui noi andiamo in giro dappertutto, i devoti vanno in giro a esortare le persone a cantare il santo nome di Krishna, queste persone non lo sanno, altri dicono Hare Krishna, ah sì Hare Krishna Rama, adesso fanno anche i comici, no? Quando devono fare qualche battuta Hare Krishna, ormai Hare Krishna è diventato una cosa di diffusa, però in effetti inconsciamente si mettono in contatto con Hare Krishna. Hare Krishna significa Radha Krishna. Radha Krishna significa Dio e la sua devota, Radharani, che siamo noi. Noi siamo espansioni di Radharani, noi siamo espansioni di Hare. Perciò quando loro inconsciamente dicono Hare Krishna, qualcosa gli stimola, gli va a toccare delle corde arcaiche, no, della coscienza. E tanti magari pensano che sia una cosa, per fortuna non ci paragonano mai a quel tipo di religioni o di movimenti che sono troppo petulanti, no? Nel senso,
Loro vedono che cantiamo Hare Krishna, il mantra, il famoso mantra, no? E a tanti può sembrare un lavaggio del cervello, in effetti è un lavaggio del cervello, dal punto di vista di lavare questo specchio, no? Di pulire questo specchio che è la nostra mente, per vedere bene quello che c'è, con gli occhi puliti, è come se devi pulire delle lenti. Il cervello è sempre quello, però lo pulisci e vedi attraverso le lenti un'altra prospettiva. Qual è questa prospettiva? È che non siamo noi in controllo, non siamo noi i beneficiari di quello che esiste, eccetera. Perciò tante persone ci vedono come persone piacevoli, persone, la maggior parte della gente ha una percezione dei devoti di Krishna piacevole, tante persone ci dicono ma non girate più, non siate più, perché questo canto inconsciamente o consciamente li fa stare bene. Quando girano i devoti, li fa stare bene. Adesso a Parigi hanno cominciato sulle metropolitane, che stanno tutti, se vedete sulla metropolitana c'è una depressione angosciante proprio, da veramente che ti fa stringere il cuore. Queste persone proprio, che poi ci sarà pure la vicinanza fisica, no, dei campi corporei, no? Ma si vede proprio che ognuno ha la sua oppressione, no? E sono vagoni di oppressione, ma senza scherzare, purtroppo è così. Allora hanno cominciato a Parigi a entrare, devo da ogni stazione, ogni tanto entrano, cantano, portano un'ondata di felicità. Perciò vediamo che funziona questo metodo, non c'è altri modi. Non altri modi, però vediamo come, con l'intelligenza, qual è il metodo più sublime, qual è il metodo più gioioso. È questo. Allora ammonisco anch'io. Magari devo fare i conti un po' con quello che pensano gli altri di me. Però poi alla fine a chi se ne importa? Perché, ma gli altri, veramente, quello che stanno... Se noi... se io avessi dovuto... mi dovevo preoccupare di quello che pensava mia madre, mio padre, mio zio, tutti quelli che andavo in giro a Hare Krishna, no? Non l'avrei mai fatto questo passo. E che cosa mi avrebbero proposto loro per il resto della mia vita? Un posto di lavoro, fatti una famiglia. Quanta gente materialista auspica queste cose ai propri figli, poi ho un figlio drogato, un figlio c'ha una figlia, si sposa con uno che poi ci si spara, si mangiano tutti, cioè nonostante tutti i calcoli materiali che hanno fatto, no? Però se ti diventa uno spiritualista, un lutto in famiglia, no rimani qui, che poi andrà tutto bene, mica lo sanno loro, tu lo sanno lì. Da quando devi nascere, non sanno anche se nasci bene o nasci male, speriamo che nasce bene, salvo e libero, come dicono. La preoccupazione principale è che non esce un figlio malforme o danneggiato, già da prima che nasci. E poi speriamo che trovi una brava ragazza, un bravo ragazzo, un buon lavoro, è tutta un'incognita. E allora a quel punto è... Non possiamo vivere solo per compiacere gli altri. Dobbiamo onorare il padre, la madre, onorare tutti quelli che ci hanno fatto qualcosa, però sappiamo che alla fine anche loro hanno ricevuto qualcosa e tutti quanti ricevono qualcosa. L'aria che si respira, l'acqua che beviamo, e tutto il resto ci viene dato da Krishna, da Dio. E lui dice che lui è un... noi siamo molto cari per lui. Perciò non ci resta altro che provarci, e sotto, se ci sono dei dubbi o delle debolezze nel seguire questa cosa qui, avvicinare qualcuno che già un po' di tempo che lo fa, è una scuola. E le risposte ci stanno tutte, è incredibile. Ci stanno tutte. E non è che un bravo cristiano
Le risposte le trova tutte nella Bibbia. Un bravo ebreo le trova tutte lì, perché Dio parla diverse lingue. Sebbene uno, siamo noi che però abbiamo la tendenza a capirne una sola, quello che fa interesse a noi. Se noi ci liberassimo da questa forma di amore per noi stessi e cominciassimo ad aprire le orecchie veramente a Dio, noi vedremmo che Dio parla a tutti la stessa lingua. Se noi aprissimo i nostri cuori con questa intenzione di darci tutto e tutti a Dio e basta, allora non ci sarebbero neanche troppi problemi. Però le risposte ci sono tutte. Allora, quando uno si fortifica così, ti arriva una risposta, ti arriva un'altra risposta, fai questa domanda, però ci deve essere questa attività, come si dice, come un vulcano, ha preso, come si chiama, l'attività sismica. E lo vedi che esce fumo, cioè ci deve essere una cosa dentro. Uno che è amorfo, che non ci sono domande, no. Cioè, no, stai bene così, allora stai proprio lì, come dicevamo prima, nel campo di Maya, no? Stai bene così, cioè quelli che non hanno domande, non hanno neanche bisogno di tante risposte, perché significa che non è iniziato il processo di voler uscire dalle grinfie, no? Uno che inizia questo processo di salita e comincia a vedere dei spiragli di luce, vuole ottenere quella cosa lì, quell'obiettivo, quel fine. E quando qualcosa lo ostacola, avvicina qualcuno. Come posso fare per liberarmi di questa cosa? Come faccio? Ma questo funziona anche a livello materiale. Se uno veramente è determinato ad arrivare a un certo traguardo, prende consigli da quelli che sono più forti. Però il sintomo qual è? Che non si abbatte, ritorna, impara dagli sbagli, impara dalle debolezze. Comunque non voglio prendervi più tempo. Se volete potete aggiungere qualcosa o magari fare qualche domanda, se c'è tempo. Fino alle 8. Intanto faccio i saluti da parte da internet. Hare Krishna. Saluti da Chandrakant Prabhu dall'Inghilterra, da Londra. Dice Hare Krishna a tutti i devoti riuniti nel Tempio di Roma, e ai devoti in Italia e nel mondo, e offro i miei rispettosi omaggi a tutti. Srila Prabhupada, grazie per questa sera bellissima e molto piacevole. È molto piacevole ascoltare la predica di Prabhuji, non conoscete, Mukundananda Prabhu. Ma parla italiano. Sì, dall'Inghilterra. Ringrazio con molto piacere. Saluti e arrivola a tutti. Poi omaggi a Mukunda Prabhu da Paolo di Napoli e ai devoti riuniti. Tutte le glorie a Srila Prabhupada. Poi c'è Giuseppe che aveva fatto una domanda, proprio dice come sempre la domanda è arrivata. Tutto arriva, per la risposta. Sì, lui ha scritto la domanda, si è sbagliato. La risposta è arrivata, tutto arriva per chi sa aspettare, dice. Hare Krishna. E anche omaggi e saluti da Sara, Bhakti Sara. Da Aprilia. Da Aprilia. Che chiedeva di Srila Narottam Das Thakur, però magari ne parleremo in un altro momento, non è completamente attinente. Grazie, Hare Krishna. Come ti chiami tu? Irene. Irene è da poco arrivata a Roma, eh? Sì. Va bene, allora adesso ci sarà un po' di prasciada, che è un po' di cibo vegetariano offerto a Krishna, e se vogliamo possiamo cantare proprio 5 minuti. Il mantra c'è? Sì. Questo è quello che dicevamo prima, il Mahamantra, Hare Krishna. Hare è il...
è la sostanza dell'energia, è l'energia di devozione, l'energia che tutti noi abbiamo di rivolgerci a Dio. Krishna è il nome di Dio, che in sanscrito significa il più affascinante, e Rama è anche un altro nome di Dio che significa colui che è pieno di felicità. Comunque, anche se non dovessimo, non è che dobbiamo ricordarci quello che significa, basta soltanto ascoltare e cantare, ascoltarci. Questa è una cosa importante, perché quando uno si ascolta significa che non ascolta la propria mente. La propria mente è 24 ore su 24 accesa, pure quando dormiamo è accesa sempre. Questa è una buona occasione per staccare un attimo la spina. Se vogliamo anche alzarci un po', che ci fanno male le gambe, volete fare l'esperienza anche quella del signore Chaitanya quando danzava? Vai. Hare Krishna. Allora, di solito si usa fare questa, mettete qua un attimo, questo andamento, così, uno e due, così. E poi le mani così per ricevere un po' di energia devozionale. Hare Krishna, canti tu? Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Un po' più forte, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, forte. Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Jaya Nittai Sachinandana, Nittai Sachinandana, Nittai Sachinandana, Nittai Sachinandana, Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya, Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Shri Nittai Sachinandana Ki, Srila Prabhupada Ki, Srila Guru Maharaj Ki, Shri Hari Nam Sankirtana Ki, Nittai Gaura Prema Hanande.